Va bene, speriamo che questa volta non sbaglio. È la terza volta che faccio questo video. La terza volta. Sempre ho sbagliato, ho eliminato sempre il video. Quindi speriamo stavolta incrociamo le dita, non devo sbagliare. Va bene, comunque, stavamo dicendo nell'ultimo video, nel secondo, io ora mi stavo per mettere nella mia sdraiuccia. Ecco qua, nella mia sdraio, con i miei cani che sono però lontani, non ho capito perché. Comunque, io ora farò un cambio look da sballo e... No, scherzavo. Comunque, ora farò un cambio look. E là, ce l'ho fatta, cambio look! Prima avevo la felpa, ora no. Poporo! Ora mi metto nell'altra sdraio perché ne ho tre. Tre a sdraio, tutte per me. No, scherzavo, non sono tutte per me. Ora vi farò vedere una cosa. Va bene, metto la felpa, ho capito, va bene. Mi devo mettere la felpa. Di nuovo. Comunque sì, ha ragione mia mamma, c'è freddo. Tanto freddo. Voglio maniche corte. Sono che ho dormito così, non posso per niente. Aspettate un attimo, arrivo. Arrivo. Non vi lascio mica da soli. Aspettate un attimo che devo dire la felpa. Perfetto. Va bene. Ho freddo, mi ha dato il cappuccio. Aspettate. Va bene. Ok, mi sono incappucciata bene, mi sa. Anche mio papà si è alzato il cappuccio del giubbotto. C'è un po' freddo qua. Io ho i pantaloni lunghi, pesanti. La felpa tutta incappucciata proprio. Cioè no, a proposito di incappucciamenti, cappelli, queste cose. Ieri il gallo è scappato nella strada. Non vi dico, cioè non vi dico la fatica per prenderlo. Non vi dico. Allora, stavo cercando di prenderlo. E a un certo punto se n'è andato fuori dal cancello. E noi eravamo, mia mamma era uscita a fare la spesa, bene, di prima necessità, quindi è uscita a fare la spesa, giusto? È uscita a fare la spesa. E io e mio papà eravamo dentro, ci stavamo guardando la televisione, così. E poi quando mia mamma è tornata e noi siamo usciti per aprire il cancello, a mia mamma ci siamo accorti che il gallo era tornato. Cioè poi noi abbiamo aperto il cancello, abbiamo messo un po' di mangime davanti alla porta per entrare dentro il pollaio. E c'è entrato, meno male. Mamma mia. Io pensavo che già era morto, se l'ero mangiato i cani randaggi. Io pensavo che avevo fatto una brutta fine, povero galletto. Invece no, sano e salvo. Alleluia. Alleluia, Tanino, il galletto. Sì, perché nei video non ho fatto video in questi giorni. Sì, i vicini ci hanno regalato un gallo. Ora io sono qua vicino alla cuccia dei cani. Guardate, questa è la cuccia di Sara, la mia cagnolina, il professor Tedesco. Qua c'è il suo secchio dell'acqua, quello della pappa, per ora è vuoto. Poi girando di qua c'è la cuccia di Margot. Questa è la sciocciatura della pappa, dell'acqua. E qua andiamo nella sua cuccia, sono separate. Vedete? Vedete? Vedete anche la mia testa? comunque. E che vi posso dire? Vi posso far vedere l'asino se volete. Aspettate un attimo, ora andiamo dall'asino. 3, 2, 1. L'asino Raya! Dina, mi hai suonato un timpano. Calma. Calma, sangue freddo, Dina, non mi ammazzare. Guardate qua un po' chi c'è, la nostra Dina, la star del canale ormai. Vero, Dino, c'è? Il galletto ha pure cantato. Tutti fanno festa per Annucci.